E mentre si avvicinano le elezioni regionali, i coordinamenti nazionale e regionale del comparto emergenze e Urgenza dell'UGL Salute fanno un appello per il futuro del servizio 118 nell'isola. Con grande orgoglio possiamo dire che quello siciliano in capo alla SEUS 118 è uno tra i migliori sistemi dell'intera nazione per qualità ed efficienza, affermano il coordinatore nazionale Giuseppe Catalano ed il coordinatore regionale Giovanni Ferraro. Eppure propongono degli interventi per migliorare il servizio ma soprattutto la situazione dei lavoratori. I continui in Italia i fondi destinati per la sanità pubblica in questi anni non hanno risparmiato neanche il 118 dichiarano che soprattutto in questo periodo di lotta al Covid-19 ha continuato ad operare con le esigue risorse economiche e umane disponibili. Come primo punto per questo chiediamo la sospensione degli effetti delle leggi regionali numero 13 e numero 16 per consentire la revisione della pianta organica che non avviene da diversi anni nonché l'indispensabile assunzione di nuove unità lavorative evidenziano Catalano e Ferraro. A ciò occorre aggiungere l'incremento del personale sanitario a disposizione di una definitiva decisione sulla nostra questione della destinazione del personale certificato, come non idoneo ad operare a bordo dei mezzi di servizio. Parlano anche di una modifica del contratto di lavoro e dell'integrazione delle varie componenti di tutto il sistema per garantire le migliori prestazioni possibili nell'ambito dell'emergenza urgenza, sottolineano. E poi ancora aggiungono. Riteniamo ancora valida la proposta di istituire la decima azienda sanitaria a carattere. Regionale che andrebbe ad acquisire funzioni ai lavoratori della SEUS nonché concludono l'idea di attivare in Sicilia il numero unico per le cure non urgenti 116-117.